Santa Monia per tutti ragazzi, qui Mr. Black, torniamo ancora una volta su GTA 5. Allora ragazzi, so che vi sono mancato, torniamo subito sul posto dove avevamo trovato alla volta precedente, sempre qui su GTA 5, il murales di Beppe Grillo. Allora ragazzi, ovviamente ho specificato già l'altra volta che non si tratta necessariamente di Beppe Grillo, ma io ho dato un mio parere personale, puramente personale e scherzoso. Ragazzi, ridere è gratis. Allora, altra cosa che voglio farvi notare, sempre sotto questo ponte, quindi nella stessa esatta posizione dove è possibile trovare appunto l'immagine raffigurante Albert Einstein o Beppe Grillo, comunque qui è possibile trovare anche altre figure, come questa che stiamo vedendo in questo momento, che raffigura i due occhi di un personaggio famosissimo, di un fumetto famosissimo, creato molti anni fa, circa nel 1960, e sto parlando proprio di Diabolik. Lo sguardo è sicuramente il suo, è un po' molto accattivante, con quelle sopracciglia pronunciate, e ragazzi, decisamente è Diabolik, non c'è nulla da dire. Si nota anche passamontagna. E passiamo sulla seconda figura, alla quale non è possibile ricavare alcun personaggio famoso, comunque si sa che è una donna, capelli rossi, con occhi azzurri ma sopracciglia scure. Ecco, se avete voi qualche idea potete postarle qui nei commenti, così magari possiamo anche verificare appunto le vostre idee. Allora, altro da dire è che sulla sinistra, nell'angolo del ponte, poco prima di entrare, si trovano diverse figure aliene, sembrano tutti dei piccoli worm, il gioco famosissimo Worms, e in basso troviamo una figura che è molto conosciuta, che però questa volta è di colore rosso ed è riconducibile a Pac-Man. E dentro è possibile, all'interno della viuzza sotto il ponte, è possibile vedere su una serranda una figura aliena, don't panico, niente panico. E attenzione, per la seconda volta torniamo ancora una volta su un easter egg che abbiamo rivisto sempre su GTA 5, della figura di Red Redemption, che è un videogioco d'avventura ambientato nel Far West, creato proprio nel 2010 dalla stessa Rockstar Games, che a quanto pare ha voluto reinserire sempre su GTA. Ragazzi, per oggi è tutto, io spero che vi sia piaciuto questo brevissimo salto nel passato con Diabolik e Pac-Man e addirittura anche Red Redemption. Io ragazzi vi saluto, qui è Mr. Black, ci vediamo nel prossimo video e vi aspetto su Plants vs Zombie, che uscirà a brevissimo con l'episodio numero 9. Ragazzi, mettete un bel like se vi è piaciuto il video, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!